Il matrimonio è una follia? Ma sì, oggi come oggi è una sana follia. Non la reputo una follia. Mia madre è sposata con mio padre da 37 anni, miei nonni da 56, 55. Attualmente non ho nei piani l'idea di sposarmi, vedremo più avanti. Non sono un grande fan, diciamo, dei matrimoni in generale. Sono fan però delle storie d'amore, cioè sono fan delle persone che si rispettano a prescindere da un'istituzione che le chiuda dentro qualcosa, quindi per me sì, è un po' una follia, forse sì. Guarda, io sono uno degli ultimi dei miei amici che sta resistendo. Mio fratello, che era per me proprio l'ultimo baluardo, è caduto poco fa. Diventa una follia nel momento in cui dai a questa follia un senso positivo. Mi sembra che per togliere pesantezza all'idea del matrimonio, che spesso è stato quello, poi nelle generazioni contemporanee, più giovani, l'idea che li ha più distanziati da questo, dagli l'idea che forse il matrimonio è anche una follia. E questo magari rischia di farlo diventare più simpatico e meno pesante come idea. Il personaggio in questa storia è un ex grande giocatore di tennis, un campione, che purtroppo ha sbagliato la palla decisiva alla finale di Coppa Davis. E tutti, ahimè, se lo ricordano per quello. Rocco Rispoli, RR, la Rolls Royce dei cuochi. È un egoico, egocentrico, che vuole stare al centro dell'attenzione in ogni modo. Non è un gran cuoco, ma per, diciamo, catalizzare questa attenzione cerca di, insomma, il suo escamotage è spogliarsi, perché a un certo punto si rende conto che non viene così male in macchina. Federico è un ragazzo che si sta stabilendo insieme alla sua compagna, vuoi chiamarla moglie perché, diciamo, sono proprio contro l'istituzione matrimoniale loro due, con un bambino piccolo di un anno, Lele, che sta cambiando praticamente la sua vita, il suo modo, cioè sta in verità andandosi a prendere le sue prime responsabilità, perché Alice, la sua ragazza, è stata licenziata e quindi in questo momento è in mobilità, sta parola tremenda, quando la senti dentro una famiglia fa sempre tanta paura, e quindi lui sa che sta diventando veramente il capofamiglia a tutti gli effetti, quindi è una responsabilità che vuole e che si vuole tenere stretta. Stanco è il jolly della serie, è il full shakespeariano. Stanco è un personaggio dell'est Europa, della Romania, è un gitano e nel mio caso ho provato a dargli un colore un po' più custuriziano, no? Un po', riprende un po' le note di Emir Kusturica e un pochino anche i ricordi di infanzia miei, perché io sono romeno, sono nato in Romania, all'età di 15 anni sono venuto in Italia. Quindi sono andato a riprendere dei ricordi vecchi meravigliosi dell'est Europa. Ho incontrato quella pazza di Luisella, Nancy Brilli, e che riesce a, come dire, a piegarlo da questo punto di vista e a proporgli in maniera folle questa convivenza, questa avventura insieme condivisa con le tre figlie che Nancy, Luisella, ha avuto da due precedenti matrimoni. Insomma, è stato molto divertente prendersi in giro tutti insieme, io soprattutto tutti i giorni ridevo, dicevo, madonna ragazzi, ma che cazzo vado a fare? Però è stato molto molto, insomma, divertente. Lele dopo un po' ci chiamava papà e mamma, mia Marianna, quindi questa cosa all'inizio mi ha un po' toccato effettivamente ed è, beh, meraviglioso. Cioè, penso sia meraviglioso, ora adesso non appena riesco a capire se ho la possibilità, no come si fa, penso di averne un paio di spunti qui e là, però se riesco a capire cosa dargli da mangiare unitamente a me e alla mia compagna, può essere anche che ne mettiamo in cantiere uno, ma la vedo tosta, per ora la vedo un po' tosta. Ho dovuto trovare tutti gli accenti questi che non avevo prima, tolti tutti questi e messo, sì, sono andato a riprendere un pochino delle cose, vabbè, che tuttora, insomma, ovviamente nell'italiano non credo di avere nessuna inflessione, però è divertente andare a riprendere quelle cose, no? A rivederle. E arriviamo in questo compound, in questo condominio fresco di costruzione, trovando altri personaggi che sono di per sé già estremamente caratteristici, coppie improbabili o coppie storiche invece di moglie e marito, solo che dentro casa io non riesco mai ad avere una vera libertà, perché questi due ex mariti, con o a ragione la scusa di essere
i padri che devono vigilare sui propri figli, le proprie figlie, stanno, caso strano, pranzo e cena sempre a casa nostra, quindi... Io ho avuto la fortuna di lavorare con Giovanni Esposito, che è un amico e un grandissimo professionista con una grande esperienza nella commedia, e ho potuto rubare e imparare moltissimo. Era la mia seconda esperienza nella commedia, mi sono divertito, spero di farne altre. Come già ho detto anche prima, non vorrei focalizzarmi in un genere, vorrei cercare di fare un po' come fanno all'estero il più possibile, insomma, di poter cambiare. Dopo di questo progetto ho fatto un altro progetto che invece è molto più realistico e forte e drammatico, anche se vogliamo, perché va in una direzione diversa, che è squadra. È un affresco in verità di quello che sta succedendo adesso, queste famiglie allargate, aggregate, scoppiate e poi riassemblate. C'è chi cerca l'amore e non lo trova, come al solito. C'è chi proprio non ne vuole sapere, gli si buttano tutti quanti addosso, perché parla fondamentalmente di cose che possono succedere, quindi è un taglio nel quale molte persone si possono ritrovare, secondo me. La cosa importante, secondo me, è metterci passione, metterci la voglia e poi sperare che il pubblico apprezzi, ma sono sicuro che, insomma, sarà un bel progetto, è un bel prodotto e soprattutto racconta con grande simpatia anche il titolo stesso, no? Matrimonio a tre follie, quindi... Ci prendiamo molto in giro e prendiamo in giro i condomini e tutto ciò che accade all'interno di questi condomini. Parla di vita in un modo molto positivo, molto bello, insomma. Ci sono tantissimi personaggi, non so se avete visto, no, tutti gli attori che ci sono in questo progetto, meravigliosi, bravissimi. E sono tutti che hanno, ci stavo pensando adesso, prima, poco fa, stavo parlando con Laura, la regista, e caratterialmente anche sono tutte persone molto, molto positive, molto aperte, belle, insomma, quindi è un bellissimo progetto questo, vivo, pieno di vita, di colori, insomma. Poi vabbè, tratta delle tematiche, insomma, abbastanza attuali, anzi molto attuali direi, insomma, in Italia. Che rapporto hai con la nudità? Perché non è la prima volta che comunque tu recidi nudo. Ma guarda, ho un rapporto che me lo chiedono, quindi devo pagare l'affitto e... Come ti senti? Comunque per te ovviamente il corpo, essendo un attore, è uno strumento. No, guarda, ho cominciato con Greenway tanti anni fa, ma quello era un nudo vero, un nudo integrale, diciamo, quindi una cosa totalmente diversa. Qui è un prendere in giro un modello oggi di seduzione, che è proprio il cuoco, questi cuochi che ci raccontano, e lo facciamo facendo due cose, cioè prendendosi in giro, perché appunto poi questi grandi cuochi fanno delle pubblicità di prodotti osceni e schifosi, e quindi lui non è capace a cucinare, ma quindi si spoglia per cercare di attirare l'attenzione, però assolutamente, insomma, con grande pulizia, non c'è assolutamente c'è malizia, ma è una malizia finta, non si vede nulla, poi in realtà è più un pretesto, però è chiaro che poi, insomma, faccio il mio mestiere, non ho problemi, insomma, in tal senso. Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo. Vi aspettiamo su Canale 5 con Rocco Rispoli e Matrimoni e altre follie. Mi raccomando, numerosi. Con Matrimoni ed altre follie. Matrimoni ed altre follie insieme a Nancy Brilli. Lo so. Ciao spettacolo che spettacolo. Bene a svenire la Matrimoni e altre follie. Ciao.